Uomini e donne, Marco e Soleil a pranzo con i genitori di lui. Ha davvero dell'incredibile quello che sta succedendo tra Marco Cartasegna e Soleil Sorge, i due ex protagonisti di Uomini e donne che a quanto pare si stanno frequentando in segreto e soprattutto all'insaputa del fidanzato di lei, Luca Onestini, il quale si trova recluso nella casa del Grande Fratello VIP 2017 ed è ignaro di tutto. E poco fa un nuovo, incredibile capitolo si è aggiunto alla saga gossip di questi giorni che vede coinvolti Marco e Soleil. Marco Cartasegna e Soleil Sorge a pranzo coi genitori di lui. Sì, perché dopo la notte passata assieme, è giunta la notizia secondo cui ieri Marco Cartasegna e Soleil Sorge sono stati avvistati a pranzo al Four Seasons, a Milano, niente meno che assieme a quelli che sembravano proprio i genitori dell'ex tronista di Uomini e donne. Dunque siamo già a questo punto, ovvero alle presentazioni ufficiali della nuova fidanzata in famiglia? Chissà. Quel che è certo è che durante l'ultima puntata del Grande Fratello VIP la bella Soleil è letteralmente scappata dallo studio per non parlare con Luca, e che la prossima settimana ci sarà certamente il confronto, che non sarà per nulla felice per Onestini, il quale verrà probabilmente a conoscenza di tutto quanto sta succedendo alla sue spalle, fuori dal microcosmo protetto che è la casa del GF VIP. Il commento di Gianmarco Onestini al comportamento della cognata. Nel frattempo Gianmarco Onestini, fratello minore di Luca, a proposito della presunta relazione tra Soleil e Marco Cartasegna, ha puntualizzato sui social, potrebbe esserci qualcosa tra i due, ma potrebbe anche semplicemente essere una strategia per avere notorietà. In un'intervista, però, il ragazzo ha dichiarato anche che non crede affatto nella sincerità dell'affetto della corteggiatrice per suo fratello. Quando è andata dalla D'Urso ha parlato della De Lellis e non di Luca, ha detto Gianmarco. Idem su social, non c'è una foto con mio fratello. Quando va come ospite in trasmissione parla solo di lei, non lo sostiene mai. Non gliene importa niente di Luca, pensa solo a sé. Addirittura non ha aderito al gruppo che ho creato per sostenere mio fratello, ma ne ha creato uno solo per riempirmi di insulti. Ho forti dubbi sul fatto che voglia bene a Luca, ha concluso, amareggiato il fratello del tronista di Imola, ex Mister Italia. E voi, amici lettori, siete d'accordo con lui oppure no?